ragazzi sono provati e preoccupati, è quanto ha raccontato la dirigente dell'Istituto Superiore Majorana Bachelet di Santa Maria a Vico, Pina Sgambato, dove uno studente di 17 anni ha sfregiato con un coltello a serramanico la docente di italiano che gli aveva messo una nota perché non voleva essere interrogato. Aggrediscono un coetaneo e due studenti denunciati ad Avellino dai carabinieri, uno è minorenne. Vicenda Trotta, attivate a Benevento le procedure per adottare i poteri sostitutivi, sarà il comune a pagare i dipendenti qualora l'azienda non dovesse provvedere entro 15 giorni. Nuova puntata del format televisivo a cura della diocesi di Sesso Runca, approfondimento di Credere Pensando sui giovani. Ultime battute del calcio mercato, i tifosi napoletani dicono la loro. Nuovo appuntamento con l'informazione di Media TV, ben ritrovati, lo abbiamo appena sentito, facce scure e preoccupate all'ingresso della scuola superiore di Santa Maria a Vico, dove uno studente di 17 anni ha sfregiato al volto in classe con un coltello una docente di italiano. Sul versante giudiziario intanto si difende il ragazzino fermato dopo il ferimento, sostiene di aver agito in preda ad un raptus, frutto della stanchezza legata alla malattia di un congiunto. Sentiamo. Ci sono voluti 32 punti di sutura per ricucire la ferita alla guancia inferta da uno studente 17enne di Acerra alla sua insegnante Franca Di Blasio. Nell'Istituto Superiore Majorana Bachelet di Santa Maria a Vico, nel Casertano, c'è ancora incredulità per quanto accaduto ieri mattina in classe. Lo studente è stato fermato e adesso si trova nel centro di prima accoglienza minorile dei Colle Minei per lesioni aggravate e porto illegale di oggetti atti ad offendere. La professoressa Di Blasio sarebbe stata colpita al volto per una nota che il giovane voleva farsi togliere. Dopo l'accaduto sono arrivate le prime reazioni. In particolare la dirigente scolastica dell'istituto, Giuseppa Maria Sgambato, ha spiegato. Spero che non restino segni, perché la ferita era cioè a me mi ha spaventato molto la ferita, veramente. Io ho la sensazione che questo ragazzo non si sia nemmeno reso conto di quello che ha fatto. Allora, l'insegnante lo invitava da diversi giorni ad essere interrogati per confermargli il 6. E c'era il collega di sostegno che ha visto che c'è stata quasi, il ragazzo è andato quasi con un fare minaccioso nei confronti dell'insegnante. Ma l'insegnante non si è spaventata, assolutamente. Ascoltiamo il sindaco di Santa Maria a Vico, Andrea Pirozzi. Io credo che dovremmo intervenire a monte già nelle nostre famiglie, perché probabilmente diamo troppo ai nostri figli, ai nostri ragazzi. Per cui si tende sempre ad andare oltre. In Italia è necessario, è arrivato il momento di garantire la certezza della pena. Questo ragazzo sicuramente ha fatto un atto grave, ha 17 anni, per cui credo che debba pagare per dare un monitor ai tanti ragazzi che altrimenti lo potrebbero seguire. Forse abbiamo fallito, una confessione carica di rammarico e dispiacere, quella che la professoressa di italiano Franca Di Blasio, 54 anni, accoltellata al viso dallo studente del suo istituto, ha consegnato dal letto dell'ospedale al capitano Stefano Scollato, comandante della compagnia dei carabinieri di Maddaloni. La docente ha raccontato la sua versione dei fatti, che sostanzialmente combacia con quella fornita dal 17enne, ovvero che tutto sarebbe nato da una interrogazione che il ragazzo ha rifiutato di sostenere, lamentando mal di testa. E da giorni ha raccontato la prof, che diceva di essere preoccupato per le condizioni di salute della nonna. La Di Blasio ha raccontato, residente a Montesarchio, si trova presso l'ospedale di Maddaloni, dove è sotto osservazione. Per un debito di 25 euro è stato sequestrato, picchiato e lasciato al freddo legato ad un albero. Poteva finire peggio per un 17enne di Altavilla Erpina, che è riuscito a liberarsi e a chiedere aiuto. Sentiamo. I carabinieri della compagnia di Avellino hanno deferito in stato di libertà due giovani ritenuti responsabili dei reati di estorsione, sequestro di persona e rapina. I fatti si sono svolti nel tardo pomeriggio di giovedì nel capoluogo, dove era giunto, proveniente da Altavilla Erpina, la giovane vittima della violenza da parte di un 17enne suo compaesano ed un 18enne suo coetaneo residente nel capoluogo irpino. Alla fermata del pullman ad attendere i due ragazzi di Altavilla
vi era il giovane avellinese che, unitamente al 17enne, ha costretto il malcapitato a salire a bordo dell'autovettura condotta dalla madre. E nel garage i due aggressori, con delle mazze di legno, hanno colpito il giovane di Altavilla, al quale, dopo aver legato le mani dietro la schiena, hanno collocato un manicotto da moto in bocca, bloccandolo con del nastro adesivo per impedirgli di gridare. Dopo aver fumato uno spinello, i due violenti hanno condotto l'amico nel vicino Noccioleto e, privandolo dell'orologio, lo hanno legato ad un albero. «Se non ti uccide il freddo, ti uccido io domani», queste le ultime parole pronunciate da uno di loro prima di andare via. Con tutte le sue forze il ragazzo è riuscito a liberarsi e a chiedere aiuto. Dopo poco una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia di Avellino lo ha rintracciato nel luogo dove si era nascosto e ha riferito l'accaduto ai militari. Alla base del grave episodio di violenza vi sarebbe il debito economico di qualche giorno fa, 25 euro che la vittima non aveva ancora corrisposto ai coetanei. Per le evidenze emerse al loro carico è scattata la denuncia, sottoposti a sequestro sia la corda che il tubo utilizzato per la violenza. Nel corso di un controllo in corso Amedeo di Savoia a Napoli, i carabinieri hanno sorpreso un giovane di 18 anni, studente di incensurato, in possesso di un coltello con una lama di 10 cm. Il giovane è stato denunciato per detenzione e porto illegale di arma bianca. Condotte violente in ambito familiare, libertà vigilata per un sannita. Il servizio. Il GIP del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale procura, ha disposto nei confronti di un cittadino con problemi psichiatrici la misura della libertà vigilata e la prescrizione di un programma terapeutico presso una struttura esistente sul territorio, ordinanza eseguita dai carabinieri di Pesco Sannita. La misura si è resa necessaria dopo l'ennesimo episodio di condotte violente in ambito familiare collegate all'assistenza di pregressi problemi psichiatrici. Sia il consulente che ha relazionato su incarico della Procura sia il PM hanno avallato la soluzione della pena non detentiva in considerazione dei trattamenti già in corso e per tentare concretamente di risolvere tali problemi giudiziari mediante un approccio di tipo sanitario e curativo invece che meramente punitivo. Oltre 50.000 confezioni di prodotti cosmetici contraffatti sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza nel Napoletano. Due cittadini extracomunitari sono stati denunciati. Secondo quanto accertato, i prodotti sarebbero stati rivenduti nei mercati rionali. Luigi Cioffi, presidente del collegio che dovrà giudicare i fratelli del deputato azzurro Luigi Cesaro, ha presentato al presidente del Tribunale di Napoli Nord un'istanza di astensione. La decisione è confermata dallo stesso Cioffi dopo le polemiche suscitate da una sua presunta partecipazione ad una convention di Forza Italia nell'ottobre scorso. Partecipazione testimoniata da una foto davanti a bandiere di Forza Italia che però, secondo il magistrato, era stata scattata il giorno dopo la convention. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sessa Urunca, proprio a Sessa, hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Santa Maria Capovetere nei confronti di Giuseppe Andreoli, classe 70 del luogo affiliato al locale Clan Esposito detto dei Muzzoni. Il provvedimento cautelare è stato emesso a seguito dell'attività investigativa condotta dai militari che ha permesso di documentare come l'arrestato tra settembre 2016 e febbraio 2017, pur essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, abbia ceduto in più occasioni sostanza stupefacente del tipo hashish a numerosi assuntori locali. Italia ancora sotto l'effetto di un'estesa perturbazione atlantica che anche nella giornata di sabato porterà precipitazioni e venti forti su gran parte del centro-sud, nevicate fino a quota di pianura nel nord-est. Lo indica una nuova allerta meteo della Protezione Civile. Si prevede inoltre la persistenza di venti forti e di burrasca su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria e Basilicata, possibili mareggiate lungo le coste esposte. Cambiamo argomento, vicenda Trotta, attivate le procedure per adottare i poteri sostitutivi, sarà il Comune di Benevento a pagare i dipendenti qualora l'azienda non dovesse provvedere entro 15 giorni. Sentiamo. Ancora una puntata, una soppa infinita. Il vice sindaco Luigi Ambrosone e l'assessore alla mobilità e trasporti del Comune di Benevento, Felicita Del Cogliano, rendono noto che a seguito dell'incontro avuto con il sindaco Clemente Mastella in relazione alla vicenda della mancata retribuzione dei dipendenti della Trotta Bus e così come già verbalizzato al tavolo convocato in prefettura per la risoluzione della vicenda, sono state attivate le procedure ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del decreto legislativo numero 50
80 del 2016, attraverso cui il Comune di Benevento adotterà i poteri sostitutivi per il pagamento delle retribuzioni arretrate e scadute spettanti ai dipendenti della Trotta Bus, qualora quest'ultima non dovesse provvedere nel termine di 15 giorni. Insomma, il Comune si impegna nei pagamenti degli stipendi, ancora una volta si sostituisce all'azienda, così come è successo nel periodo estivo, unico spiraglio positivo per dipendenti e famiglie, alle prese ogni giorno, con bollette, spese e conti che non tornano. Cantieri al via, Nocera Inferiore, traffico in tilt e cittadini stanchi. Vediamo. La scelta di aprire un altro cantiere chiudendo un'altra strada ha scatenato le polemiche degli automobilisti. Ieri è stata una giornata infernale per il traffico a Nocera Inferiore. L'elenco degli ingorghi è lungo. Via Napoli, strada di accesso dall'area nord, praticamente bloccata come ormai tutti i giorni. Statale 18 e via Tazzori, arterie già congestionate per l'accesso al casello autostradale, un inferno di lamiere. Via Rea e via Pucci intasate, quartiere Arenula perennemente bloccato, via Garibaldi e via Barbarulo che devono fare i conti con gli incroci dello shopping e dell'area pedonale. Di contro la chiusura ormai da mesi di via Cuomo per il rifacimento di un ponte e da alcuni giorni stop al traffico in via Libroia per lavori di ristrutturazione del manto stradale in pietra lavica. Senza contare il nuovo piano traffico al quartiere Cicalesi che, se ha sbloccato via D'Alessandro, ha spostato verso il mercato ortofrutticolo il flusso di auto. È questa la mappa dei disagi per chi è costretto a muoversi in auto sia all'interno della città sia per chi vi arriva da nord e da sud. Il risultato? Code interminabili, nervi tesi degli automobilisti, tempi di percorrenza allungati all'inverosimile, smog alle stelle. In molti si chiedono se si poteva procrastinare l'apertura del cantiere di via Libroia in attesa della riapertura di via Cuomo, il cui ponte è stato rimosso per elevarlo rispetto al fiume che sovrasta. Era insomma proprio necessario? L'assessore Imma Ugolino invita alla calma. Si tratta di interventi localizzati, lavori che dureranno pochi giorni. In via Libroia, ha detto, hanno quasi già finito. Si sta procedendo al rifacimento e alla manutenzione della pietra lavica che riveste alcune strade come via Origlia, via Correale e via Publio Sizio. Anche qui ci saranno i lavori. Dunque bisognerà armarsi di pazienza, ma il problema resta in tutta la sua enormità perché la città soffre di mal di traffico. Le coincidenze di questi giorni non hanno fatto altro che acuire il problema. Ci sono poche strade e troppi incroci che rallentano il flusso veicolare, mentre le strade sono poche rispetto alle automobili che sono tantissime. Nocera Inferiore soffre anche perché è la città di riferimento di un comprensorio vasto e densamente popolato e quindi delegata ad offrire servizi, cosa che richiama ogni giorno migliaia di persone. Il sindaco Mario Torquato lo ha sempre detto, il problema del traffico e dell'inquinamento deve interessare anche le città vicine. L'amministrazione si prepara ad emanare nuovi provvedimenti per cercare soprattutto di ridurre l'inquinamento da polveri sottili e benzene che hanno registrato nuovi picchi. Rispetto alle domeniche ecologiche di dicembre ci saranno delle novità per rendere più armonici gli interventi di chiusura del traffico. Agli ingorghi bisogna aggiungere poi il mancato rispetto delle regole da parte di molti, troppi automobilisti e la frittata, pardon, il traffico è fatto. Siglata a Roma un'intesa tra MIUR e Unione delle Proloco, obiettivo valorizzare patrimoni culturali immateriali. Sentiamo. MIUR e Proloco insieme per l'avvio di iniziative comuni rivolte al mondo della scuola. Al centro di un protocollo d'intesa siglato le azioni per la trasmissione intergenerazionale di saperi e conoscenze alla base dei patrimoni culturali immateriali, la promozione dell'accoglienza turistica e della valorizzazione delle peculiarità culturali, ambientali e paesaggistiche dei territori, la diffusione dei valori dell'amicizia e della leale collaborazione attraverso la cultura del volontariato
precariato giovanile. Azioni da sviluppare, si legge in una nota, mediante progetti e iniziative a favore di studenti e personale delle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei principi di autonomia e delle scelte delle singole scuole, in tema di piano triennale dell'offerta formativa. La capillare diffusione delle sedi delle proloco territoriali e la loro vocazione alla tutela del patrimonio culturale e immateriale favorirà senza dubbio percorsi di alternanza scuola-lavoro di qualità, ha dichiarato il direttore generale per gli ordinamenti scolastici Maria Assunta Palermo. L'intesa certifica l'importante azione delle proloco per la salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, ha aggiunto il presidente dell'Unione Nazionale delle Proloco, Antonino La Spina. Per Rocco Franciosa, responsabile del Dipartimento Politiche Giovanili dell'UMPLI, la sottoscrizione del protocollo rappresenta uno strumento strategico per il mondo associativo. Nuova puntata del format televisivo a cura della diocesi di Sassorunca, approfondimento questa volta sui giovani. Vediamo. Torna a credere pensando, pensare credendo, con una nuova puntata dedicata alla realtà giovanile della diocesi di Sassorunca. In questo nuovo appuntamento il Vescovo Piazza incontrerà due realtà significative, un gruppo di sacerdoti che ha dato una testimonianza unica di amicizia e unione fraterna e i responsabili della pastorale giovanile diocesana. Si tratta di un'esperienza prima di tutto di unità tra sacerdoti, perché è quello che abbiamo potuto lanciare, il messaggio, no? È bello poter stare insieme ed è bello anche far vedere come i sacerdoti in realtà si vogliono bene. E poi è stata un'esperienza di gioia, perché ci siamo divertiti cantando e abbiamo cantato il Signore nella gioia. E nella gioia è venuto fuori anche il nome di questo gruppo, di questi quattro sacerdoti, Do Forsinger Priest, è un nome che il nostro Vescovo ha voluto dare a questo gruppo. Il cammino di quest'anno si riassume in tre piccoli punti. Il primo è la comunione con tutte le realtà pastorali della parrocchia, quindi tutti sono coinvolti nel campo della pastorale giovanile e anche questo nell'equipe della pastorale giovanile, con tutti i movimenti, con tutti gli ambiti della pastorale. E il secondo punto è quello di guardare la realtà giovanile con occhi positivi, cercare i valori, cercare i punti di forza e le aperture alla spiritualità nel secondo punto. E il terzo punto è quello di proporre esperienze concrete di spiritualità, portare i ragazzi a fare esperienza di Dio, insomma nel concreto, proporzionando proprio momenti forti di preghiera. E uno di questi è proprio quello dell'ultima settimana di luglio, in cui faremo un cammino che un po' ripercorre sulla scia un po' del cammino di Santiago, e sarà un momento molto forte, quindi puntiamo tantissimo su questa esperienza di luglio. Partiremo da Sassorunca, arriveremo a Pietralcina in una settimana, non portandoci niente, solo un sacco a pelo e magari è uno zaino con poche cose. Nell'Azione Cattolica abbiamo questo settore che è quello l'ACG, Azione Cattolica Giovani, che già si occupa di accompagnare questi ragazzi nel loro cammino spirituale, nel cammino della vita in maniera più ampia. E quest'anno abbiamo pensato di condividere proprio il programma con l'azione, con la pastorale giovanile, quindi di mettere insieme tutti questi giovani e di venire incontro alle loro esigenze in maniera unitaria. Siamo alla pagina sportiva, quella con il Benevento, una partita trappola, mentalmente può essere più difficile di un big match. È il giudizio del giocatore azzurro José Callejón. Penso che sarà una gara difficile, dice lo spagnolo. Loro sono ultimi, vogliono fare i punti, noi dobbiamo affrontarli con la giusta mentalità dal primo minuto. Ultime battute del calciomercato, i tifosi napoletani dicono la loro sulle trattative in corso, alcune ormai archiviate. Sentiamoli. Ci siamo illusi su un paio di acquisti, per esempio Jones che stava a Napoli, all'improvviso è andato via, non si è capito il perché. Politano che non era quasi fatta, è intervenuto la Juventus come al solito e ci ha bloccato anche questo passaggio di Politano al Napoli. Con il rientro di Milik, di Gulam, con Politano, si poteva provare un trio d'attacco Jones, Milik, Politano. Diciamo che siamo un pochettino amareggiati, perché ci aspettavamo almeno un attaccante di spessore, e come l'anno scorso ci è rimasto a mani vuote. Ma secondo lei spendere 25 milioni per un attaccante che molto probabilmente avrebbe fatto panchina è comunque uno spreco o andavano spesi perché bisognava comunque rinforzare la squadra?
No, questo è uno spreco, perché se il nostro presidente inizia a girare un pochettino i settori giovanili che abbiamo in Campania, se ne può uscire anche con pochissimi, ma pochissimi spiccioli, e può risolvere la cosa buona e trovare un attaccante, che ce ne sono in settori giovanili di forti. Ma purtroppo noi abbiamo un presidente che purtroppo oggi il presidente ha rimasto le cose come stanno, sperando che il Napoli vinca lo scudetto quest'anno e l'anno prossimo farà una campagna elettorale un po' più bene per noi tifosi. Però il mercato è un poco debole, diciamo, non ci sono c'è un'ostentazione da parte delle altre squadre da non dover comprare, che non vogliono cedere, ecco. Io sono convinto che la politica di De Laurentiis sia una politica vincente, quella del contenimento dei costi, e soprattutto per quanto riguarda è importantissimo rivalutare i giocatori. Anche quando prendono in forzo Sarri non lo fa giocare molto, perché deve entrare bene negli schemi, quindi a mercato in corso non mi sembra che ha fatto bene, con quella squadra è forte così. Beh, non lo so, forse probabilmente sì, lui probabilmente è sicuro della sua squadra e non vuole acquistare altro, non so che dire, cioè scelte sue. Senti, da tifoso, anzi da malato, De Laurentiis fa sempre questo agli anni, non lo so perché. Un piccolo in voce, ci sarebbe stato d'aiuto. Ma siamo i primi, ma che volete? Ma siamo primi in classifica, ha fatto benissimo. Il terzino sinistro del Benevento, nato nel quartiere napoletano di Scampia, Gaetano Letizia, ha parlato del match appunto di domenica che vedrà il club Sanità affrontare al San Paolo al Vigorito il Napoli. Per me sarà una partita speciale, ha detto. Sentiamo. Il derby campano tra Benevento e Napoli sarà una partita speciale anche per Gaetano Letizia. La partita con Napoli non sarà come le altre, visto che io sono di Napoli e in quell'occasione devo mettere tutto da parte e giocare, non pensare alle emozioni e a niente. Non mi aspettavo un campionato così difficile, però ci può stare. La Serie A è una categoria molto importante e il minimo sbaglio che fai ti fanno gol. Arriva il raddoppio del Torino! Abbiamo fatto un po' di fatica e stanno arrivando anche acquisti nuovi e sicuramente questa seconda parte ci siamo. Benevento in vantaggio! Beh, la tifoseria del Benevento è unica in assoluto. Non ho mai visto i tifosi così vicini alla squadra, nonostante tutte le sconfitte che abbiamo fatto. Sicuramente loro non meritano di stare in questa situazione, perché è una tifoseria che da come penso deve stare minimo a metà classifica, una tifoseria così. Ormai sono tantissimi anni che il Napoli cerca di vincere lo scudetto, ma sarò più felice se il Benevento si salva. Il Ciro Vigorito di Benevento apre le porte alla sesta edizione della Junior Team Cup, il torneo giovanile di calcio a 7 under 14. Domenica 4 febbraio, nel pre-gara del match Benevento-Napoli, si affronteranno le squadre della parrocchia San Modesto e della parrocchia Santa Maria Assunta, che disputeranno un triangolare insieme alla scuola calcio del Benevento Calcio. I ragazzi, al termine della loro gara, consegneranno la fascia da capitano della Junior Team Cup ai giocatori delle due squadre in campo a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita. Chiudiamo questa edizione con auguri speciali. Destinataria Raffaella Croce di Cusano Mutri, che oggi compie 18 anni. Questo è il messaggio che ci è stato recapitato dalla famiglia. I 18 anni sono una tappa fondamentale nella crescita di una persona, godili pienamente con entusiasmo ed intelligenza, anche perché faranno parte dei tuoi ricordi più belli. Buon compleanno dal tuo fratellino Luigi. Ovviamente agli auguri della famiglia e degli amici ci associamo noi di Media TV. Era questa l'ultima notizia, vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo e con il resto della nostra programmazione. Grazie dell'attenzione, arrivederci.
Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento. Previsioni per sabato 3 febbraio. Ancora tempo localmente instabile al centro-sud. Ultimi fenomeni sulle coste del Triveneto, tendenza comunque al miglioramento. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord ultimi deboli piovaschi al mattino sulle coste emiliano-romagnole e su quelle del Friuli-Venezia-Giulia, ma migliorerà presto. Ampio soleggiamento sui restanti settori, con cielo in prevalenza sereno e con isolati addensamenti solamente sui settori alpini. Al centro precipitazioni diffuse localmente anche a carattere temporalesco sui settori peninsulari e sulla Sardegna. Generale miglioramento entro sera notte. Al sud il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con qualche pioggia su Campania, Calabria, Tirrenica e localmente anche sul Gargano. In genere più asciutto altrove. Neve fino al piano sui confini alpini a partire dai 300 metri sugli Appennini settentrionali oltre i 700 metri su quelli centro-meridionali. Venti moderati o forti di libeccio. Le temperature minime saranno comprese tra meno 5 e 14 gradi su tutto il nostro paese. Durante il giorno invece prevediamo fino a 11 gradi al nord, fino a 12 gradi al centro e punte di 16 gradi al sud.